Marco, siamo a Frosolone, un paese di 3.000 anime, più o meno, con le borgate. Siamo a circa 900 metri sul livello del mare e siamo entrati nella parte vecchia di Frosolone. Parte vecchia di Frosolone, stiamo parlando di una zona che fu edificata intorno al 900 d.C., praticamente un paese longobardo. Qua ci fermiamo perché Frosolone è un paese di artigiani, coltellinai e forbiciai soprattutto, e pastori soprattutto nella zona riguardante le borgate. Come vedete questa è una bottega, una vecchia bottega di Frosolone, una bottega che è resistita fino agli anni 60, d'altronde fino agli anni 60 qua era pieno di botteghe, fino a quando non si sono trasferite nella zona alta di Frosolone, costituendo una cooperativa, poi c'era Fraraccio che assorbiva comunque parecchi operai che sono usciti dal centro storico per trasferirsi nella zona alta di Frosolone. È importante questa bottega perché forse è uno dei pochi simboli che è rimasto delle botteghe, c'è un'incudine con una tenaglia e un martello sopra e qua si ricorda la gente, insomma, il tintinnio del martello che batteva appunto sull'incudine. Perché dalla mattina presto, dalle 5 e mezzo d'estate ovviamente, si mettevano a forgiare qua fuori con la forgia e si mettevano a lavorare. Per quanto riguarda quindi questo tipo di attività, l'artigianato delle forbici e dei coltelli, Frosolone è stato rinomato, ripeto, è molto rinomato ancora, però fino agli anni 60 questo era un posto, il centro storico, dove si lavorava in ogni bottega e in ogni bottega del centro storico vi erano padri, figli e mogli che lavoravano appunto in botteghe tipo questa. Ecco, questa è una zona particolare di Frosolone, perché? Perché questa zona, da questa parte qua, arrivava dalla montagna, questo lo chiamiamo simbolicamente Rucavuto, quindi il buco, arrivava un fiumiciattolo, e questo fiumiciattolo cominciava poi a scorrere lungo questa strada, infatti non a caso questa strada si chiama Via Tevere, infatti sulla toponomastica bisogna un attimo poi parlare, vediamo un attimo perché sono stati dati alcuni nomi alle strade di Frosolone. Perché è importante questa strada? Perché il fiumiciattolo che correva lungo questa strada, quindi lungo Via Tevere, era un fiumiciattolo che poi serviva a due funzioni importanti. Innanzitutto, pensate che qua a destra e a sinistra vi erano in mezzo alle case, fino agli anni 60-70, vi erano degli orti che in un certo senso servivano, insomma venivano utilizzati dai residenti di questa zona e quindi quando bisognava irrigare questi orti vi era una situazione di pietre, quindi qua scorreva, mettevano la pietra in un certo senso e mandavano l'acqua dentro gli orti, dentro diciamo l'orto personale, poi continuava a scorrere, questa era la prima funzione, quindi irrigare gli orti, poi l'acqua scorreva qua in fondo, arrivava giù verso una canala, questa era la canala, si chiamava diciamo una zona dove scorreva l'acqua, arrivava giù e andava a alimentare poi dei mulini che sono a valle di Frosolone, infatti c'è una strada che si chiama Via ai Mulini. Siamo quindi su Via Tevere, ripeto, Via Tevere perché qua scorreva una strada. Un rivolo d'acqua, un rivolo, insomma, un bel fiumiciattolo che serviva, come detto, per irrigare. Adesso andiamo verso questa zona, una zona che noi ricordiamo e conosciamo come Lugunvind, quindi il convento, e proprio Lugunvind si diceva, chiama all'orter, quindi agli orti del convento, all'orter di Lugunvind. Qua infatti ci sono degli orti che, vabbè, io ricordo fino agli anni 90 ancora erano attivi, quindi ancora c'era qualcuno che coltivava questi orti. E c'aveva parecchia acqua, insomma, questi orti c'avevano parecchia acqua. Adesso scendendo giù verso sempre Via Tevere arriveremo a un certo punto dove c'è una cisterna, era la cisterna di riserva delle acque. Non si può andare dentro a vedere perché chiaramente è chiusa, però è una cisterna molto grande, come una grossa stanza 5x5 diciamo, che si riempiva d'acqua fino a quando ovviamente si riempiva e poteva servire come serbatoio di riserva nel momento in cui occorreva dell'acqua nel periodo di siccità eccetera. Siamo quindi all'orto Lugunvind, abbiamo detto, questi sono orti ancora, insomma, ancora si coltivano, qualcuno ancora coltiva questi orti.
Questa è una zona di Frusolone che sicuramente è stata una delle prime zone, una delle prime primi insediamenti di Frusolone, 900 d.C. Siamo arrivati quindi in questo punto e si chiama questa zona in basso, si chiama Lucioglione, proprio perché sta su un ciglio della strada. Qua abbiamo, vedete, da queste parti abbiamo una cisterna che una camera, un 5x5 che si riempiva d'acqua, come detto, e serviva nei momenti di magra, insomma, no? Quando si scende, quando serviva l'acqua in momenti di siccità. Perché? Perché quest'acqua serviva anche un'altra cosa, perché qua fino agli anni, diciamo 30-40, c'erano anche delle officine qua sotto, un'officina dove c'era una piccola mola che girava e l'acqua serviva appunto ai coltellinai che a turno venivano ad arrotare forbici e coltelli qua sotto da queste parti del ciglione. Quindi quest'acqua serviva anche per muovere appunto questo ingranaggio che per arrotare appunto gli utensili, le lame taglienti, insomma, di Frusolone caratteristiche. Ecco, ci siamo fermati qua in questo posto perché siamo arrivati in un punto, via Mario Pagano. Questo è un palazzo importante perché è il Palazzo Baronale. Il Palazzo Baronale è collegato poi, come vedremo, alla chiesa che è qua vicino. Anche qua all'interno di queste mura vi era un'antica chiesa. È stata riscoperta ultimamente, appunto si vedono delle colonne dopo che hanno fatto alcune opere di pulizia all'interno. Perché è importante questo portale? Questo portale è importante per la gente di Frusolone perché questo portale è stato fatto dalla stessa persona che ha fatto la Fonte Grossa. Questo è un portale che risale al 1862, quindi stiamo parlando di 150 anni fa, un portale molto importante, vedete, lo stesso stile appunto delle pietre con cui è stata costituita e costruita la Fonte Grossa in quell'epoca. E anche questo portale è stato fatto da uno scacciavillano, uno tra i più grandi scalpellini che si ricordi di Frusolone. Qua siamo entrati proprio a Largo Sant'Angelo. Questa era una zona piena di gente fino agli anni 70, fino a quando poi le persone non si sono trasferite su verso le case popolari. Qua era una megheta di ragazzi, bambini. È importante questa zona, questa si chiamava la Solcata. Qua si stendevano le pannocchie, si stendeva il grano, asciugare, capito? Quindi tante cose, era insomma, pieno di gente. Qua si faceva un grosso falò, quando era il falò di San Michele, proprio in questa piazza. Vabbè, qua era insomma una zona viva di Frusolone. Possiamo notare qua alle spalle della chiesa, possiamo notare una fontana, 1890, più o meno costruita sempre con gli stessi crismi della Fonte Grossa, sempre più o meno opera, cioè sicuramente opera di uno scacciavillani, e questa si chiama Fonte Grossa proprio perché ci sono altre fonde che sono un po' più piccole, ecco perché Fonte Grossa rispetto a queste più piccole che sono all'interno del paese. E poi chiaramente vi è la chiesa, la prima chiesa di Frusolone, la chiesa più antica, chiaramente con dei restauri che sono stati fatti, la chiesa di San Michele Arcangelo. Entriamo nella chiesa di San Michele Arcangelo per vedere quell'opera importante che vi è appunto, questo altare in noce, in cui sono rappresentati una cosa molto particolare. Ecco, siamo all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo, ripeto, è la chiesa più antica di Frusolone, una chiesa longobarda risalente al 900 d.C. Che cosa c'è di importante in questa chiesa? Abbiamo questo piccolo altare, è un altare risalente al 1600, è importante perché se vedete qua, ci sono i cosiddetti angeli pompieri. Questi angeli pompieri che praticamente stanno spegnendo un incendio di una città. Adesso questo è un quadro del 1600, è un quadro molto bello e molto antico che ultimamente insomma, ha acquistato molto valore perché ne è stato parlato a fondo anche dall'architetto Franco Valente che ci ha detto alcune cose riguardo a questo quadro. Questa sicuramente è un'opera importante per Frusolone che diciamo in un certo senso dà molto pregio a questa chiesa, è una chiesa molto visitata appunto per questo quadro e per questo bell'altare così, con questi intrecci così caratteristici e così belli. Ha bisogno chiaramente di un po' di restauro, però diciamo come sta, è uno dei quadri più belli, uno degli altari più belli, a detta anche di Franco, che si trova appunto nel nostro Molise. Allora, siamo usciti dalla parte vecchia di Frusolone, entriamo nella seconda parte, diciamo nella,
il secondo insediamento di Frusolune, e Corso Garibaldi, largo municipio, largo Santa Maria, non lo chiamiamo, la piazza di Santa Maria, perché c'è la chiesa, questa chiesa di Santa Maria Assunta, che è una chiesa insomma che è molto importante per noi frusolonesi, ovviamente, perché la chiesa principale è la chiesa appunto di riferimento un po' per tutta la gente di Frusolone. Adesso entriamo e vediamo che cosa c'è di particolare in questa chiesa. Siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta, una chiesa che molte volte è stata restaurata, è stata ricostruita perché i vari terremoti, insomma l'ultimo chiaramente nel 1805 l'ha distrutta interamente, tant'è vero che la parrocchia poi passò nella chiesa di San Pietro, che sta qua a 100 metri dal paese, da questo punto. È una chiesa insomma che, ripeto, è stata restaurata, è stata riconsacrata nel 1877. Vi sono delle opere importanti all'interno, ovviamente oltre alla statua dell'Assunta, è una statua molto importante, ripeto, per noi frusolonesi molto importante perché diciamo, rappresenta un po' diciamo, il simbolo dei frusolonesi come chiesa, questa è la chiesa più grande. Abbiamo due quadri importanti in questa chiesa, che sono due quadri di Giacinto Diana, che era un napoletano, insomma un pittore napoletano, che ha lasciato delle opere molto importanti qua a Frusolone. Sono due quadri, uno a destra e uno a sinistra, appunto dell'ultima parte della chiesa, di questa chiesa che diciamo è un quadro che anche qua studiato a fondo proprio da artisti e dallo stesso Franco Valente, che ci ha detto molte cose riguardo appunto a questi due quadri di Giacinto Diana, che diciamo, danno valore proprio a questa chiesa, oltre chiaramente a tutte le opere, questa architettura particolare molto, molto importante. Vi sono anche due busti che sono di San Valeriano sopra, e a proposito di San Valeriano noi abbiamo anche qua in fondo abbiamo una piccola lapide che ci dice che sotto la chiesa di Santa Maria, qua, proprio qua sotto, è sepolto un vescovo. Dice, ma come mai il vescovo a Frusolone? Ma perché molto probabile, anzi quasi sicuramente, questo vescovo Ferruzza, quando portarono la statua, il busto di San Valeriano qua a Frusolone, morì a Frusolone e quindi fu seppellito all'interno della chiesa. All'interno della chiesa poi qua sotto è particolare perché se vedete proprio sotto l'altare vi è un cerchio, una botola a forma di stella, insomma, qua all'interno, eccola qua, praticamente alzandosi la botola si può entrare all'interno, sotto c'è una specie di cripta dove sono seppelliti i morti, come si usava fare prima dell'editto di Napoleone, quando si seppellivano appunto i morti sotto le chiese, e quindi l'editto di Napoleone poi nacquero i cimiteri e i morti venivano portati a valle del paese dove è stato costruito il cimitero nel 1831 a Frusolone. Ci stiamo incamminando lungo Corso Garibaldi. Io ricordo una cosa molto, molto bella che mi è rimasta proprio nella mente, quando fino agli anni 80, diciamo vabbè, 75-76, noi ci mettevamo sulla villa, comunale, noi usciamo da scuola, dalla scuola elementare verso l'1 e 10, e vedevi questi operai che lavoravano appunto alla zona alta di Frusolone, ciao, buongiorno, che lavoravano appunto da Frusolone, che correvano per andare a mangiare, capito? Quindi li vedevi proprio passare davanti alla villa e noi facevamo, dice, vediamo chi arriva prima, no? C'era uno che correva proprio, no? Che andava a mangiare, perché loro uscivano all'1, alle 2 dovevano tornare ovviamente a lavorare, quindi avevano giusto quell'ora di tempo, però senza macchine, ovviamente senza niente, partivano, arrivavano, mi ricordo questo movimento proprio di persone frenetico, insomma, che poi si ripeteva alle 2 meno 5, 2 meno 10, sempre chi arrivava prima. Siamo arrivati in questo punto,
È importante, qua abbiamo un punto, diciamo, un punto di ristoro, ecco, per i turisti che arrivano, si chiama la casetta del pastore, è una casetta che è stata, saranno 5-6 anni insomma, che è in funzione, ah no, forse anche qualcosa in più, dove insomma, viene offerto qualche cosa tipo piccoli assaggi di scamorze, piccoli assaggi di roba locale, affettati eccetera, per il turista che viene, quasi fa in genere anche la rappresentazione della cagliata, insomma, come si caglia, si chiama il contadino, il pastore di turno, che viene appunto a rappresentare la cagliata stessa. Ecco, anche questa è una chiesa molto importante, la chiesa di San Pietro Apostolo, è una chiesa che, come abbiamo detto, nel 1800, cioè dopo il terremoto, ospitò, divenne chiesa parrocchiale in seguito alla caduta del terremoto della chiesa di Santa Maria. È una chiesa molto importante per i frosolonesi, anche qua, proprio il quartiere San Pietro, c'è un'iconografia molto, molto importante legata alla statua all'interno della Madonna Immacolata. Se voi vedete, girate per Frosolone, la Madonna Immacolata è presente un po' da tutte le parti, la statua si chiama Immacolata, la Fontana dell'Immacolata, la Font Grosse, perché c'è questa Immacolata sopra. Se andate a vedere, insomma, la Madonna Immacolata che è all'interno della chiesa è molto, si trova un po' da tutte le parti, un po' in tutte le parti di Frosolone, è rappresentata e è presente. Quindi è una chiesa sicuramente una tra le più, anzi forse la più importante insieme a quella della Santa Maria Assunta di Frosolone stesso. Ecco, siamo qua all'interno del monastero di Santa Chiara, 1463, quindi una degli stabili più vecchi di Frosolone. Vedete questo proprio caratteristico modo di intendere insomma un monastero. È stato negli anni è stato sede delle carceri anche, carceri chiaramente dove c'erano dei prigionieri diciamo civili, ecco, dei detenuti civili per cause civili, restavano pochi giorni, poi è stato anche sede della pretura, è stata sede dei carabinieri e adesso è sede comunale, cioè il municipio di Frosolone, qua questo è il municipio, quindi il comune di Frosolone appunto in questa sede. D'estate qua sotto da queste parti noi organizziamo come prologo, organizziamo la mostra Mercato Nazionale delle Forbici dei Coltelli e qua mettiamo degli stendisti, alcuni stendisti che vengono dalle varie parti d'Italia a esporre i loro manufatti. E, insomma, quando vedono questo posto gli piace tantissimo, vogliono stare qua. Noi troviamo dei locali particolari all'interno del paese, però loro no, vogliamo stare qua. Evidentemente è un posto che a loro piace e noi giustamente li accontentiamo. Eccoci qua, siamo entrati in Largo Vittoria, piazza Santa Pietra, la piazza Santa Pietra, San Pietro. Qua, prima del terremoto, vi era una chiesa, l'antica chiesa di San Pietro, che crollò praticamente tutta, e è rimasta simbolo, diciamo, come testimonianza di questo terremoto, è rimasta questa croce, è rimasta del 1660, e poi queste due sculture che rappresentano dei leoni, due leoni, uno che mangia un animale un po' più grande, uno invece un animale più piccolo, lo aggredisce, che si mettevano proprio alla base, all'esterno della chiesa in genere, come simbolo di chiese romaniche, insomma. Perché è importante questo? Questo è il punto di riferimento di Frosolone. Vedete qua, chiaramente non ci arrivano macchine, non ci arriva niente, non si sentono rumori, quindi d'estate qua si organizza un po' tutta l'estate frosolonese. Quando dobbiamo organizzare un concerto, una rappresentazione teatrale, un qualsiasi cosa, punto di riferimento Largo San Pietro. È una zona che si presta anche come acustica a tante cose, insomma, a tante rappresentazioni, e questa è veramente una zona, un posto molto bello che è apprezzato un po' da tutti quelli che vengono, insomma, pietre bellissime, insomma, è un posto che si addice proprio a delle rappresentazioni teatrali, questo è un posto che tutti vogliono, e dici io voglio andare in quella piazzetta, perché è veramente una piazzetta bella e caratteristica del nostro posto, del nostro luogo. Ecco, stiamo uscendo dall'insediamento, chiamiamolo medievale, di Frosolone. Ecco, siamo fuori alla porta, questa è la porta, una delle tre porte. Questa è la porta di San Pietro, è rimasta intatta, insomma, un bellissimo posto questo. Insomma, chi entra qua pure è molto scenografico, molto bello, con questa bella scalinata, insomma.
con questa bella scalinata in pietra, questa la chiamiamo la rampa noi a Frosolone, no? Quindi anche da fuori, e ci stiamo incamminando adesso a vedere un attimo, a parlare di quello che accadeva su una delle, anche questo uno dei belvedere una volta di Frosolone, la loggia cosiddetta la loggia dei pezzenti, e spieghiamo anche perché si chiamava loggia dei pezzenti. Siamo quasi sulla loggia, ecco, loggia dei pezzenti, importante luogo caratteristico di Frosolone da un punto di vista proprio sociale, sociologico, diciamo. Ma perché? Questa, immaginate, insomma, questa era una zona belvedere, avete fatto, abbiamo questa inferriata, insomma, dove si poteva, questo balcone che dava all'esterno, e immaginate, qua non c'erano case ovviamente, quindi si vedeva da qua, si vedeva Sant'Elena Sannita. Arrivavano le mogli quando i mariti portavano questi fagottini, diciamo, con chiusi con dentro forbici e coltelli, andavano a vendere a Sant'Elena, perché a Sant'Elena c'erano i commercianti, e quindi si andava su verso Sant'Elena. E poi al ritorno che succedeva? Che quando arrivavano più o meno un paio di chilometri da Frosolone si cominciavano a vedere gli operai che tornavano e facevano, come indicavano, insomma, abbiamo venduto, potete cominciare a fare da mangiare, e quindi si partì, questa è un po' la leggenda. Quindi le pezze, le famose pezze, eccetera, eccetera. Però c'è un altro modo, questo è largo 20 settembre, si chiama, però loggia dei pezzenti anche per un'altra questione, perché primo agosto a Frosolone si faceva la festa della perdonanza, il 2, eccetera, e quindi arrivava molta gente, perché qua abbiamo la chiesa di San Rocco, c'è l'indulgenza plenaria, insomma, per chi viene, per chi segue alcuni riti particolari, e veniva molta gente, veniva già dalla sera prima, non sapevano dove dormire e dormivano qua, allungati proprio qua su questo prato. Stavo parlando primo agosto, quindi il tempo comunque permetteva di stare all'aperto, e quindi pezzenti, perché erano quelle persone che non potevano permettersi, quindi potrebbe essere anche questa una definizione perché si chiama loggia dei pezzenti, per questo motivo qua. Ecco, siamo di fronte alla chiesa di San Rocco. Questa è una chiesa molto importante per Frosolone, perché il 1 agosto, già dal 31 agosto, 1 agosto e 2 agosto, c'è una festa molto importante, la festa della perdonanza. Praticamente accade che diciamo, i pellegrini, i fedeli arrivano qua nella chiesa, c'è un rito particolare, si entra da questa chiesa, si esce, si fa il giro, si esce da questa porta che è praticamente la porta della sagrestia, quindi con una croce si fa una specie di processione, si gira intorno a questa croce stazionaria, si rientra di nuovo nella chiesa, si fa tre volte il giro. Chi fa tre volte questo giro praticamente è perdonato, riceve le indulgenze, no? Quindi riceve queste... praticamente è perdonato di tutti i suoi peccati, come se fosse una confessione, ma questo è proprio riconosciuto a livello dal Vaticano stesso, quindi molte persone arrivano. Era un rito molto sentito, allora, ancora oggi è sentito, di meno da qua partono poi i carri allegorici che sfilano per il paese il giorno del 1 agosto, e invece il 2 agosto poi c'è la fiera caratteristica. Prima era fiera degli animali, che si svolgeva sia su questo piazzale che sotto da questa parte del piazzale stesso, una fiera di animali proprio che si vendevano, quindi i maialini, insomma, c'era una cosa, un rito un po' particolare, e poi c'era questa fiera, quindi era un tre giorni di festa molto da Frosolone, molto, insomma, una festa abbastanza antica e ancora che si svolge attualmente, insomma, nel nostro paese. Quindi siamo usciti attraverso la porta San Pietro e rientriamo nelle mura medievali attraverso la porta Santa Maria. Attualmente questa si chiama Via Roma. Via Roma, insomma, anche questa è una zona caratteristica, a suo tempo molto frequentata, piena di attività, era pieno di attività, qua c'erano generi alimentari, macellerie, fino agli anni 80-90, poi chiaramente è andato tutto perso, insomma, si è rimasto molto spopolato come zona.
Questo è il simbolo di Frusolone, la fonte dell'Immacolata, chiamata Fonte Grossa, la Fonte Rossa di Frusolone. È una fontana i cui lavori iniziarono, anzi fu appaltato il lavoro nel 1809, vinse la gara uno scalpellino famoso, il paese di Pescopennataro, insomma, è famoso come Scalpellini. Però poi lasciarono questi lavori e vennero ripresi alla metà degli anni 50 e ultimati nel 1862 da uno scultore, da uno scalpellino frosolonese, uno della famiglia Scacciavillani. Lo stile è lo stesso, come abbiamo visto, del portale che c'era nel Palazzo Baronale, Palazzo Zampini, Palazzo Baronale, sì, di Frosolone. E, che cosa c'è di importante? Questa era una fontana che fino agli anni 50, diciamo così, serviva per tre cose fondamentali. Innanzitutto si andava a prendere l'acqua, quando Frosolone non c'aveva una conduttura interna al paese, sai, non c'erano ancora l'acqua potabile nelle case, si veniva a prendere l'acqua con la tina classica di rame. Poi c'era la gente che veniva a lavare i panni, quindi ci sono due posti dove si potevano lavare i panni, quindi soprattutto, che ti posso dire, lenzuola, coperte, eccetera. E poi abbeveratoi, perché arrivavano quindi le mandrie, i cavalli, le pecore, arrivavano dalla montagna oppure dalla campagna e venivano ad abbeverarsi. La bella idea è questa, praticamente si otturavano questi diciamo, da dove esce l'acqua, si otturava e l'acqua colava e cadeva qua dentro e qua potevano bere le pecore. Quindi questa zona qua, questo piccolo pozzo, diciamo, dove si poteva raccogliere l'acqua, qua bevevano le pecore, ovviamente non potevano bere dentro le vasche stesse, dove bevevano appunto giumente e bevevano anche i buoi e le vacche. Ecco, questa è il polmone verde di Frosolone, la villa comunale. È stata impiantata la villa intorno a fine 800, 1877-78, questa era la zona non frequentata di Frosolone, c'era soltanto la Fonte Grossa a Frosolone, 1860. Questa era una zona che restava fuori dal paese. Il paese, avevamo le mura medievali, là c'è una zona di Frosolone che poi è stata aperta sempre inizio Novecento, è stata aperta proprio per dare respiro proprio a tutto il paese stesso. È stata impiantata questa zona e poi con gli anni è diventato il punto di ritrovo, piano piano, fino agli anni 70 ancora, dal 70 poi è esplosa come zona. Qua la zona c'è, cioè, un verde attrezzato anche, comunque lasci i bambini qua e vai tranquillamente, stai bene, la mamma è tranquilla, quindi senza problemi e tutto. È il punto di ritrovo un po' di tutti i frosolonesi, il punto dove noi, diciamo, in un certo senso ci ritroviamo, ci diamo appuntamento quando dobbiamo fare delle cose, ci troviamo sulla villa comunale, insomma, è il centro nevralgico di Frosolone.